Salve orrodipendenti, oggi parliamo di VHS. No, non di reali videocassette, a quelle ho dedicato un video qualche settimana fa con la mia collezione completa. Parliamo invece di VHS Very Horror Stories, il gioco da tavolo di Access Games, ispirato alle pellicole di genere dagli anni 70 fino ad oggi. Ve ne avevo già parlato lo scorso anno quando erano uscite le prime tre VHS, ora sono uscite quelle nuove, sono tipo stupende e quindi devo assolutamente farvele vedere anche perché ho trovato quella che è ufficialmente la mia VHS preferita di tutte. Ma andiamo con ordine e ricapitoliamo di che cosa si tratta. VHS mischia gli elementi di un classico gioco di ruolo a quelli di un gioco da tavolo. Ciascuna di queste VHS contiene, oltre al regolamento e ai 40 segnalini, 5 personaggi, 5 mostri, 4 set principali e 10 pellicole precostruite. Queste pellicole sono le storie che deciderete di giocare e sono composte da tutti gli elementi che danno vita alla sessione di gioco. Nell'info box vi lascio il link al vecchio video dove parlo in maniera più approfondita delle meccaniche di gioco. Ciascuna VHS contiene tutto il materiale per essere giocata da sola, senza bisogno delle altre. La cosa bella è che ciascuna VHS è incentrata su un sottofilone dell'horror particolare. Nelle prime tre c'era quella incentrata sullo slasher, Bloodlust, quella sull'horror fantascientifico, ovvero Overplug, e sul soprannaturale demoniaco, Unchained. Le tre nuove VHS si occupano di altri tre aspetti del genere horror. Allora, c'è Dead Break, che è incentrata sugli zombie, Remnants sui fantasmi e per finire quella che è diventata immediatamente la mia VHS preferita, ovvero Trash Bag, ispirata al cinema trash e a ciò che ruota intorno all'horror grottesco e demenziale. Ma andiamo a vedere da vicino queste nuove VHS. Tanto per cominciare, il boxone rigido che funge da raccoglitore è stupendo. Questa era un'esclusiva della campagna Kickstarter, come anche il box per le precedenti VHS. Io ancora una volta rimango estasiata dalla cura che è stata messa nelle grafiche e nel packaging in generale. C'è pure tipo l'effetto rovinato agli angoli, le scritte stile pennarello come se fossero VHS registrate, veramente delle finezze incredibili. La scatola di Dead Break è tutta bella rugginosa con dei morsi chiari di zombie. Tra i miei set preferiti c'è il Miraville Mall, centro commerciale con tanto di scale mobili, chiaramente una citazione a Zombie di Romero, che viene omaggiato anche in una delle schede personaggio. Fra i miei mostri preferiti c'è la Divoratrice del Dolore, Evil Dead Style, e Madame Seraphine, una Bokor che usa il suo potere voodoo per mettere insieme un esercito di zombie al suo servizio. Remnants con la VHS un po' azzurrina ectoplasmatica. Fra i miei set preferiti di questa scatola c'è sicuramente la Foresta delle Bambole. I bellissimi set di gioco sono realizzati da Fabio Porfidia. Fra i miei mostri preferiti c'è la Strega di Belle e la Matrona. Sono di gran classe i personaggi di questa scatola, molti dei quali in abiti vittoriani. Remnants ha una meccanica in più rispetto alle altre VHS, c'è l'oltremondo e i giocatori hanno la possibilità di entrare nell'aldilà dove ci sono delle regole particolari. Arriviamo a Trash Bag. Io adoro tantissimo l'artwork della custodia. Sulla scatola interna ci sono intanto queste tracce di materia organica non meglio identificata e dei segnali che indicano contaminazione biologica e radioattiva. Quindi siamo a cavallo. I mostri di questa VHS sono veramente il top. Cose come l'armata delle patate assassine, la nonna del diavolo. Guardate che belli che sono i disegni di Vincenzo Praticò, stupendi. Poi c'è questo che ha conquistato subito il mio cuore, lo Sharkanitor, a metà fra un personaggio Asylum e uno Troma. Fra uno squalo e il vendicatore tossico, quindi c'è il personaggio perfetto. Io ho una venerazione sia per il vendicatore tossico, sia
sia per gli squali, quindi capirete bene il perché Sharkinator è il mio personaggio preferito. Per quanto riguarda i set di gioco, questo è uno dei miei preferiti, la scuola superiore di Mockville, che immagino sia un riferimento a Class of Nukem High. Poi vi faccio vedere un altro paio di cosette, c'è questo mini box SHS Short Horror Stories. SHS sono sessioni rapide da mezz'ora circa che possono essere giocate anche in solitaria. Stesse regole di VHS ma con qualche accorgimento per favorire la rapidità della pellicola. Ve ne faccio vedere qualcuna perché anche queste brevi campagne sono ricchissime di citazioni. Per esempio, Every 27 Years, un chiaro richiamo a It, o anche questa è una delle mie preferite, Bloody Twister, con questa emblematica arma falliforme che è un riferimento chiaro a Sex Machine di Dal tramonto all'alba, Fishing Day, che ve lo dico a fare, e diverse altre short stories. C'è poi il pack Horror Fest, che raccoglie tutto il materiale dei vari stretch goals raggiunti durante la campagna Kickstarter, quindi è sostanzialmente una VHS colma di materiale aggiuntivo. Questa Horror Fest completa era esclusiva della campagna Kickstarter, però è acquistabile o in formato digitale dal sito di Access Games, oppure in edizione standard alle fiere a cui Access Games partecipa. Altra esclusiva Kickstarter, questi due personaggi bonus, il clown Mr. Sweepy e questo Lotto Cremisi, che è palesemente Jeff Goldblum in una versione particolarmente cronenbergata. A parte i pezzi in esclusiva per Kickstarter, il resto, per chi fosse interessato, è acquistabile sul sito di Access Games e nei vari negozi fisici e online. Vi invito a seguire Access Games sui loro social per rimanere aggiornati sulle prossime campagne. Fatemi sapere se avete giocato a qualcosa di interessante, se avete recuperato qualche bel pezzo. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Horror Dipendenza e lasciate un like e un commento se volete supportare il progetto. Vi mando un saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!